sono stati anche degli aspetti positivi, ok? Oggi parliamo degli aspetti positivi del coronavirus in Italia. Quando siete stati in Italia voi e siete stati al Foro, al Colosseo, giusto? Questi posti in genere erano strapieni di gente. Bisognava fare 3 ore di fila e poi la gente che urlava. Io sono andato 2 settimane fa, sono stato al Foro e al Colosseo e ho fatto delle fotografie e ho fatto dei video in cui non c'era quasi nessuno, ok? È stata una esperienza mistica, diciamo, a mystical experience. Quindi se tornate in Italia prima possibile, potete visitare l'Italia quasi deserta. D'accordo? Allora, adesso vi faccio vedere le foto che ho fatto e ripassiamo un po' la storia del Foro del Colosseo, va bene? E interrompetemi in qualsiasi momento, ok? Non mi fate parlare solo a me. Allora, iniziamo. Questa qui è una mappa, va bene? Allora, riconoscete questo è il Colosseo, il Palatino, il Circo Massimo e il Capitolio, Capitolino, il Monte Capitolino. Ci siamo? Allora, questo, ci sono delle scritte in latino, ok? Perché ho fatto un tour in latino. E allora, questa è una mappa del foro, ok? Perry, puoi leggere? Sì, eh? Non adesso, insomma. Allora, questa è la mappa. Questa è una vista. Posso farvi una domanda? Da dove questa vista da dov'è? Da dov'è? Da dove si vede questo? Museo Capitolino? Bravo! Dai Musei Capitolini. Questa da dove si vede? Questa l'ho fatta io, un video che ho fatto io. Da dove? Dove sono? Sono in alto. Dove sono? Vabbè, ve lo dico. Cosa c'è qui? Qui. Qui c'è il Capitolino. E qui cosa c'è? Lo sapete tutti, lo sapete. Io non mi ricordo, 15 anni fa a questo punto, quindi non mi viene. Non ti viene. Va bene, Ned, te lo ricordi tu? Ah, Mi lo sembra un sapete? balcone, sarà una collina, una delle colline, ma Ma no, non è lo la so. collina, la È collina, la collina, la collina. ok. Il Monte Palatino, ok? Il Palatino, questa è una cosa dal Palatino. Allora, adesso faccio partire questo video. Ops. L'ho fatto io, eh? Vedete? Non c'è nessuno. È deserto. Allora, vediamo, qualcuno riconosce qualche monumento? Qualcuno riconosce questo? Faccio ripartire, eh? Vediamo se qualcuno riconosce qualche monumento. Sì, c'è la curia. La curia dov'è? Bravo, la curia, dove sta la curia? Ecco la curia, il Senato. Poi Poi? Allora. il tempio di Cesare non è quella con la testa verde? No, questo qui? No, no. Allora, questa è un'altra prospettiva. Va bene, allora, questo è il foro completamente deserto, va bene? E adesso, e questo è il Colosseo. Adesso entriamo nel foro. Allora, questo è il tempio di... Questo è il Vesta, tempio di Vesta, ok? delle Vi vergini. ricordate le vestali?
le sacerdotesse vestali, che dovevano fare due cose: dovevano tenere il fuoco sempre acceso, e poi qual è l'altra cosa che dovevano fare le vergini vestali? Dovevano fare due cose le vergini vestali: tenere la verginità, rimanere vergini. Bravo. Cosa succedeva se non rimanevano vergini? Vi ricordate? Sì, seppellito vivo. Bravo, venivano seppellite vive, ok? Quindi questo fuoco da dove veniva, secondo la leggenda? Da dove viene questo fuoco? Questo fuoco viene... Fuoco eterno di Roma. Questo è il simbolo di Roma, ok? Quando questo fuoco c'era, Roma andava bene. Questo fuoco, secondo la leggenda, viene da chi l'ha portato? Enees. Bravo, chi l'ha detto? Io, Tyler. Enea, sì. Da dove l'ha portato Enea? Da dove? Dalla Grecia. Da Troia. Da Troia, giusto, da Troia, no? Con il fuoco, bene. Quindi erano sei vergini vestali e dovevano... Allora, questa che cos'è? Vi ricordate? La casa delle veste? Brava! La casa delle vestali. Le vestali vivevano dietro il tempio. Questo è il tempio. Questo che cos'è? L'arco di Tito. L'arco di Tito, bene. Allora, l'arco di Tito. Tito è un imperatore, ok? A cosa servivano gli archi? Vi ricordate che cosa serve? Qual è la funzione dell'arco? Qualcuno si ricorda? Celebrare un trionfo militare o qualcosa. Bravo. O per celebrare... Quindi cosa facevano nell'arco? Ci passavano attraverso, ok? Per fare un trionfo. Giusto, quindi questo, oppure però c'era pure un'altra cosa, o fai il trionfo oppure... Non tutti, allora, gli archi si dividono in arco trionfale e arco onorario, ok? Questo è un arco onorario. Qui, vi ricordate che cosa aveva conquistato Tito? Tito aveva conquistato... una città molto importante, aveva preso tanti soldi. Gerusalemme, bravi. E aveva preso il tempio di Gerusalemme, distrutto, il tempio di Salomone, e questo è la parade che aveva fatto. Oops. Allora, questo che cos'è? Questo è il tempio di questo qui? Di Cesare, di Giulio Cesare. Bravo! No? Tempio di Cesare, sì. Allora, questa è la ricostruzione del tempio di Cesare. Ops. La ricostruzione, ok? Questa è la ricostruzione del tempio di Cesare. Che cosa è successo a Cesare? Cesare è stato ucciso, vi ricordate? Quando, il giorno, ve lo ricordate? Ides of March. Giusto, quindi ecco, siamo... Che giorno era gli Ides of March? Il 15, bravo, il 15 marzo. Quindi è vicino, eh. Oggi che giorno è? Sì. Oggi che giorno è? L'11. Tra quattro giorni festeggiamo, insomma, festeggiamo tra virgolette, gli Idi di marzo. E cosa fanno le persone a Roma per gli Idi di marzo? Portano dei fiori, ok? Dei fiori alla tomba di Cesare. Allora, vedete? Qui non c'è nessuno. This is the temple of Julius Caesar. It was dedicated to him when he became a god, after he died.
Allora, questo l'abbiamo detto che cos'è? La curia, il senato. Cosa succedeva nella curia? Chi si riuniva nella curia? Chi? Per votare. I senatori per discutere, ok? Per votare. Questa cosa qui è un pochettino più particolare, ve la ricordate? Questo? Ah, sì. Questa è la più antica iscrizione latina al mondo, ok? Sesto secolo avanti Cristo, ok? Adesso questa qui sta sottoterra, in questi giorni stanno scavando per creare un percorso e far visitare questa che si chiama Lapis Niger. Perry, che significa in latino Lapis Niger? La pietra negra. Bravo, la pietra nera. Allora, questa iscrizione è una maledizione. Ok? Dice che chiunque si avvicini a questo posto sarà maledetto, e c'è chi pensa che questa sia la tomba di Romolo. Chi era Romolo? Romolo chi era? Il fondatore di Roma. Chi si ricorda la data della fondazione di Roma? Qualcuno si ricorda la data? Sì, 753 avanti Cristo, 753. Allora, questo è il pavimento, la caratteristica di questo pavimento. Allora, la curia al senato è stata fatta tante volte, ok? Questa qui è del terzo secolo dopo Cristo, l'ha fatta Diocleziano, si chiama Curia Giulia, Giulio Cesare. Però l'ha rifatta Diocleziano. Questo pavimento è originale del terzo secolo dopo Cristo. Allora, chi è che parlava nel Senato? Vi ricordate qualcuno? Chi è che parlava nel Senato? Cicerone. Cicerone, bravo, Cicerone. Chi altri ha parlato nel Senato? Platone, Cato. Catone, certo, tutti i senatori, Catone, Cesare, Cicerone, tutti hanno parlato nel Senato. Questi invece sono i... rostra. Vi ricordate cosa erano i rostra? Sì, un pezzo... delle navi cartegiani? Erano la parte della nave, però che cosa ci avevano fatto con questa cosa qui? Ci avevano fatto? Qui che cosa succedeva? Qua sopra i rostra? Le persone? Gli oratori parlavano, no? Era per parlare al pubblico, qui c'erano tutti i romani. Allora, questo è il Tempio di Saturnio, questo è il tabularium. Ve lo ricordate che cos'era il tabularium? Il tabularium era l'archivio di Roma antica, dove sono conservati i documenti, le pietre. Allora, il Tempio di Saturno è uno dei più antichi, quinto secolo avanti Cristo. Vi ricordate che cosa c'era dentro il Tempio di Saturno? I soldi. Bravo, i soldi, il tesoro di Roma. Il tesoro di Roma era dentro questo tempio. Allora, queste sono... Quante basiliche ci sono nel foro? Qualcuno se lo ricorda? Che cos'è? Chi può spiegare che cos'è una basilica? Una basilica romana, che cos'è? Questa è una basilica, è un luogo chiuso, ok?
Cosa si fa dentro la basilica? Che si faceva dentro le basiliche? Come un mercato? Come un mercato, sì, bravo. Si vendeva, si comprava e poi che altro si faceva? La giustizia, magari? La giustizia, giusto, giusto. I processi, il mercato, gli affari. Quante basiliche c'erano nel foro? Tre. La Basilica Emilia, la Basilica Giulia e la Basilica di Costantino. Questa è la più antica, secondo secolo avanti Cristo, ok? Invece questa è la Basilica Giulia. Chi era? Beh, Giulia era la figlia di? Cesare. Di Cesare, di Giulio Cesare. Vi ricordate nel mondo romano le donne come venivano chiamate? Le donne avevano il loro nome? Dal padre? Dal padre, dal nome di famiglia del padre. Quindi se Giulio Cesare avesse avuto 4 figlie, la prima si chiamava Giulia prima, poi Giulia seconda, Giulia terza, Giulia quarta, ok? Quindi in onore a Giulia viene costruita la basilica. Allora, questa via qui è molto molto importante, ve la ricordate? Che via è? Questa via che attraversa tutto il foro, che taglia il foro dall'arco di Tito fino al Campidoglio, c'è una via che attraversa il foro. Questo è l'originale, il pavimento originale romano. In questa via si chiama la via... Triunfale? Come? Triunfales o qualcosa così? Triunfale? No. Sacra? Sacra, bravo, chi l'ha detto? La via sacra, ok? Allora, io ho fatto un video, no? Adesso qui con la via sacra. Vediamo se avete la sensazione che stiamo camminando insieme nella via sacra, ok? Siamo pronti? Facciamo una passeggiata insieme, ups, nella via sacra. Via sacra, the sacred road, in the Roman Forum. This road will lead to the Capitol Hill, so where there were a triumph, an emperor or a general who conquered something. It was entitled by the Senatus of having the triumph, you would have gone through this way. Bene, andiamo. Adesso passeggiamo insieme nella Roma, ecco, la Roma Sacra, la Via Sacra. Vi sentite dentro il foro? Sì? Non c'è niente. Non c'è nessuno, nessuno, ok? Io non ho mai visto il foro così, mai. Oh, questa è stata veramente un colpo di fortuna, ok? Perché questa cosa qui è sempre chiusa, sempre. Qualcuno ha un'idea di dove posso essere? È difficile questo, eh? Domus Aurea, forse? No, però è una domus. Siamo nel Palatino. Chi abitava nel Palatino? I nobili? Tanti nobili, tanti imperatori, e c'era un imperatore che aveva la casa nel Palatino, cioè tanti, però uno che vi ricordate, un imperatore che aveva la casa sul Palatino? Nero. Nerone no, Nerone aveva la Domus Aurea, ok? Sul Palatino c'era Tiberio, ma c'era Augusto. Questi affreschi sono originali del primo secolo avanti Cristo, ok? E questa è la casa di Augusto. We are on the Palatine Hill, and this is the house of Augustus. We're very lucky today because it's usually closed. Look at the frescoes. Bene. Allora, questo monumento
Ve lo ricordate? Sì, è la cosa più moderna, diciamo, nel foro. Bravo, bravo. È l'ultimo monumento aggiunto nel foro. L'ultimo, ok? L'ultimo pezzo. È stato fatto nel 608 dopo Cristo. Questa è l'ultima colonna dove, quando Roma è caduta, vi ricordate quando Roma è caduta, quando è la fine dell'impero romano occidentale, la data, quella data che, con cui iniziavamo il corso, che la ripetevo sempre, Roma finisce nel 427? Vicino, vicino. La fine della storia antica è nell'anno 472. Vicino, 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 vicino. Eh? 73? Ancora vicino, più vicino, più vicino. 76. 76, del 476. Bravi. Allora, quindi la capitale dell'impero dove si sposta dopo? Dove, cioè, Roma perde la sua importanza, va bene? L'impero occidentale cade, però l'impero orientale continua ancora per mille anni. Dov'è la capitale, l'altra capitale? A Istanbul? Istanbul, sì. Come si chiamava Istanbul? Bisanzio? Costantinopoli. Costantinopoli. Okay. Bisanzio prima, Costantinopoli dopo. Allora, il foro romano, che cos'era il foro romano? Con una frase. Il foro romano era? Come possiamo definire il foro romano? Il centro della vita pubblica. Bravo, il centro della vita pubblica romana, ok? Foro romano. Però poi abbiamo anche i fori imperiali, ok? Chi si ricorda la differenza tra il foro romano e i fori imperiali? Il foro romano nasce nell'età repubblicana, nel V secolo avanti Cristo, ok? Prima cosa c'era nel foro? Prima del foro c'era, in quella zona c'era una cosa, c'era una palude. Vi ricordate? Che cos'è una palude? Una palude è un luogo infetto, ok? Allora, quindi Roma nasce sul Palatino, poi sul Capitolino, e poi i re etruschi bonificano l'aria, il foro diventa abitabile, costruiscono i templi, e quello è il foro soprattutto della Repubblica Romana. Però poi ci sono anche the imperial fora. Che cosa sono i fori imperiali? I fori imperiali sono dei piccoli fori, ok? Fatti da chi? Foro imperiale è fatto da un imperatore. Imperatore, yeah! Imperatore. Allora, chi era un imperatore noto per essere tanto vanitoso, tanto ambizioso, che voleva distruggere la Repubblica Romana? Augusto. Prima di Augusto? Cesare, quindi. Cesare, ok? Quindi Cesare che cosa fa? Costruisce il suo foro, ok? Il suo piccolo foro, il foro privato. Dopo di Cesare, altri imperatori vorranno costruire altri fori. Allora, questo è il foro di Cesare. Perfetto. Allora, prima che passiamo al Colosseo, qualcuno vuole dire qualcosa? Un commento? Qualche domanda?
chi siete tornati al Foro Romano dopo la vostra, dopo SOA? Perry, sì? Voi siete tornati al Foro? No? Santo, una domanda. Sì. Se potessi tornare al tempo dell'imperatore Augusto, sì, vorresti? No, onestamente, perché? Perché penso che tutti i tempi sono uguali. Quello che fa la differenza non è il tempo, è come noi lo viviamo, ok? Io non penso che il tempo d'Augusto fosse particolarmente interessante, non più di adesso, dipende da come lo vivi, però forse no, non ho queste. Voi volete tornare indietro nel tempo? Vi piacerebbe tornare indietro nel tempo? Sì, forse per un giorno. Per, sì, un giorno. Per un giorno. Dove? A Roma. A Roma? Ma quando? In che periodo? In che secolo? Oh, come diciamo adesso, nel tempo di Augusto, qualche cosa di genere. Tempo di Augusto, va bene. Allora, adesso vi faccio vedere una, ecco qua, una veduta aerea. Questo è, che cos'è questo? Questo è il Palatino, ok? E adesso ci avviciniamo. Come si chiamava il Colosseo nel tempo dei Romani? Anfiteatro Flaviano. Bravo, Anfiteatro Flavio. Allora, lo vedete che mancano completamente due anelli? Ok? È un rudere oggi. Il Colosseo è un rudere. Un terzo del Colosseo manca. Guardate che bella questa immagine. Allora, adesso c'è un progetto in questi... Che cos'è questa qui nella freccia qui? Che cos'è questa parte del Colosseo? Come si chiama questa parte? Vi ricordate? L'arena. L'arena, bravo, l'arena. Vedete che questo è stato aggiunto, questo pezzetto? Questo è uno stage, ok? Ora c'è un progetto di coprire tutto e di... Ecco, vogliono estendere questo pezzo, coprire tutto, così che di nuovo nel Colosseo ci possano essere degli spettacoli. C'è un po' di... non tutti sono d'accordo, eh? Non tutti sono d'accordo, però l'amministrazione oggi vuole fare questo, vuole fare questa cosa. Guardate che visione... Roma, ecco. Eccola qua. Allora, questo non l'ho fatto io, eh? Io ho fatto questo. Allora, che cos'era il Colosseo? Chi si ricorda? Che cos'era? Anzi, chiamiamolo Anfiteatro Flavio. Che cos'era? Come si può definire il Colosseo? Se dovesse... Ian, quanti anni hanno i tuoi figli? 4 anni e 2 anni. Ah. Se al tuo bambino di 4 anni domani ti chiede: papà, che cos'è il Colosseo? Tu cosa gli diresti? No, non lo so, sarebbe difficile. Come la televisione per i romani, forse. Però una cosa, che c'è, come, c'è una parola che lo definisce? No, cioè, qual è la funzione? La funzione del Colosseo? Entertainment. Sì, allora quindi è un teatro, no? È, sì, un teatro, è un luogo per degli show, per degli exhibition, ok? È il luogo più grande, l'anfiteatro più grande di tutto l'impero romano, ok? Sì? Vi ricordate chi ha costruito il Colosseo? Quando è stato costruito il Colosseo?
Augusto? No. No. Claudio? No. Flavio? No. Nero? Nerone? No. Allora, vi ricordate che abbiamo detto come si chiamava, Perry, nel tempo antico, come si chiamava questo posto? Anfiteatro Flaviano, the Flavians l'hanno... Oh, i Flavi. Vi ricordate chi sono gli imperatori Flavi? Sono tre imperatori Flavi. Vespasiano, Tito e Domiziano. Vespasiano inizia la costruzione nel 72 d.C. e Tito fa l'inaugurazione nell'80 d.C. Quindi 8 anni per costruire questa meraviglia. Ok? Allora, che cosa succedeva nel Colosseo? Queste foto le ho fatte io. Cosa succedeva? Allora, questo è il Colosseo ricostruito e questo è d'oggi. Cosa si faceva nel Colosseo? Combattimenti, facevano morire anche i cristiani. Allora, questo è un urban myth, eh? I cristiani non sono mai morti nel Colosseo, ok? È una cosa che sta molto nei film di Hollywood, però non ci sono fonti di nessun tipo che parlano dei cristiani uccisi nel Colosseo. Però chi veniva ucciso nel Colosseo? I prigionieri, schiavi. Sì, beh, non a caso, no? Venivi ucciso se eri un gladiatore. Allora, i gladiatori combattevano. Allora, succedevano tre cose nel Colosseo. Tre tipi di show, diciamo. Uno la mattina, uno a pranzo e uno il pomeriggio. Allora, la mattina c'erano le... A cosa piaceva vedere ai romani? Le venationes. Perry, che cosa sono le venationes? Boh, non mi ricordo. Le cacce. Ah, la ok, caccia. Gli animali, quindi, sì. Animali esotici, tigri, pantere, elefanti, orsi, ok? Da dove venivano questi animali? I provinci. Dalle province romane, dall'Africa, ok? E la mattina chi è che le uccideva questi animali? A volte erano i cacciatori, a volte erano gli animali che combattevano tra di loro. D'accordo? Poi dicevano che a mezzogiorno c'erano i condannati a morte. Chi erano i condannati a morte? Prigionieri della guerra. Prigionieri di guerra oppure? Criminali. I criminali, no? Le persone che venivano condannate, venivano uccise. Però lo show, quello che piaceva a tutti, più di tutti, era la battaglia tra... Questo è sempre cos'è? La battaglia tra... Gladiatori, ok? Chi erano i gladiatori? Erano romani? Poteva un gladiatore essere un romano? A volte, ma era molto raro, no? Era raro, però... molto povero di essere venduto così. Oppure c'era un'altra possibilità? Soldati di eserciti stranieri? Sì, però soldati qualsiasi, volontari oppure... Le schiavi? Schiavi, bravo, prigionieri, ok? Se un romano voleva diventare un gladiatore,
cosa doveva fare? Doveva rinunciare alla cittadinanza romana, ok? Perché qualcuno avrebbe voluto rinunciare alla cittadinanza romana? Per quale motivo, secondo voi, qualcuno dice adesso io divento un gladiatore? Perché qualche romano poteva dire adesso faccio il gladiatore? Soldi? Erano poveri? Erano poveri, erano pieni di debiti, avevano molti debiti, dovevano pagare i debiti e si vendevano. Perché? Secondo, allora, an urban myth dice che i gladiatori morivano nell'arena, giusto? In realtà era molto raro che i gladiatori morissero nell'arena. Si calcola più o meno il 10%, ok? 1 su 10. Perché secondo voi era raro che i gladiatori morissero nell'arena? Perché costa di allenare i gladiatori. Bravo! I gladiatori devono fare uno show, vengono allenati per anni, ok? Perché fanno spettacolo con tutte le loro maschere, con i loro vestiti. Quindi chi decide se il gladiatore deve morire nell'arena oppure no? Lo sponsor. Chi paga, ok? Se lo sponsor dice io voglio una battaglia a morte, allora il gladiatore muore. Chi erano in genere gli sponsor del Colosseo? Chi è che pagava per i giochi al Colosseo? Chi è che aveva interesse a pagare per gli show nel Colosseo? L'imperatore? Gli imperatori. E perché pagavano gli imperatori per lo show nel Colosseo? Bread and circus. Bravo! Che significa bread and circus? Per dare al popolo da mangiare degli spettacoli per essere contenti. E così non ci sono rivoluzioni, insomma. Bravissimo! Era un modo per controllare le persone. Allora, se voi foste un imperatore, che cosa dovevate fare? Che tipo di spettacolo dovevate mettere su? Il più bello possibile, no? Quando è stato inaugurato il Colosseo, ci sono stati 100 giorni di spettacoli, 100 giorni, più di 3 mesi in cui... Allora, secondo voi pure, allora, qui è dove stava l'imperatore, no? Come si sedevano le persone nel Colosseo? C'erano dei posti assegnati? Allora, nella prima fila, qui chi si sedeva qui? Nel primo anello? L'imperatore e anche le vergini vestali. Brava, l'imperatore, le vergini vestali e poi? Perché tanto è grande, eh? Le persone ricche. Chi? Le persone ricche. Le persone ricche, in genere chi erano le persone ricche? I senatori. I senatori, ok. Nel secondo anello chi ci sedeva? Equites? Gli equites, bravo, i cavalieri, la borghesia, no? Quelli che avevano i soldi, i mercanti. Nell'ultimo anello? La gente. I poveri, gli schiavi, le donne, ok? Allora,
Cosa facevano le persone quando vedevano uno spettacolo? Che cosa potevano fare? Secondo voi, cosa poteva, in che modo partecipavano? Come vi immaginate le persone? Che cosa facevano le persone? Magari applaudivano? No? Urlavano? No? Facevano dei buu? E perché facevano questo? Se lo spettacolo piaceva, le persone acclamavano. Se lo spettacolo non piaceva, le persone stavano in silenzio. Ok? E poi, che cosa accadeva durante gli show? Che cos'altro faceva l'imperatore o lo sponsor? Parlava, ok? Quindi faceva dei discorsi politici. E se le persone accoglievano bene questi discorsi, era un modo per sentire la popolarità dell'imperatore. L'imperatore a Roma era molto accessibile al popolo. Allora, cara, c'è una storia di un cinese che viene a Roma e va al Colosseo e dice: "Ah, ma a Roma gli imperatori sono a contatto con le persone. Cioè noi in Cina non lo vediamo mai l'imperatore. L'imperatore a Roma era a disposizione, cioè poteva, la gente ci parlava con l'imperatore, si avvicinava. L'imperatore aveva bisogno di capire se la gente era a suo favore. D'accordo? Era molto diverso da altre cose. Questo video l'ho fatto io. Ecco, questo è l'arena. Ecco, questo sono io. Allora, perché si chiama arena questo posto? La sabbia? La sabbia, no? La sabbia, a cosa serviva la sabbia? Serviva per... Perché ci mettevano la sabbia? To dry the blood? Bravo! Tra uno show e l'altro bisognava coprire il sangue. Eh? Eh sì. Allora, ovviamente noi dobbiamo pensare a questo Colosseo come una cosa di altri tempi, eh? Oggi non abbiamo più questi gusti, d'accordo? Allora, perché il Colosseo si chiama Colosseo? Se il suo nome era Anfiteatro Flavio, perché noi lo chiamiamo Colosseo? Perché quello fatto di egoismo di Nerone. Allora, che cos'è questo qui, questa freccia qui? Vicino all'anfiteatro Flavio c'era una statua enorme, 30 metri, di un colosso, ok? Poi questa è andata distrutta. Però quando Roma è caduta e le persone non si ricordavano più dell'anfiteatro Flavio, hanno associato la statua del Colosso con questo monumento e questo, il nome è diventato Colosseo. Chi ha distrutto il Colosseo? Chi ha distrutto il Colosseo? Come mai il Colosseo è diventato un rudere? C'era una
Terremoto, no? Ci sono stati dei terremoti, sì, e poi, ma soprattutto... Il Vaticano? Il Vaticano, sì, bravo. Perché? Come? Cosa ha fatto il Vaticano? Rubare i pietri, no? Per costruire... Per costruire? Il Vaticano, no? Per costruire tante chiese, ok? Il Colosseo è diventato una quarry, va bene? Fino a che un papa nel 1700 ha deciso che questo posto doveva essere sacro ai cristiani, anche se non era vero, e questo ha fermato la distruzione del Colosseo. Questa è la Roma antica. Questo che cos'è? Questo circo grande qui? Colosseo, Foro, Capitolino, Palatino, Acquedotto, il circo? Come si chiama? Massimo. Massimo, brava Sara. E questa qui, noi, ve la ricordate quest'isola? Isola Tiberna. L'isola Tiberina, sì, bravi. Allora ragazzi, io... La mia presentazione è finita, però domande, commenti, questioni, riflessioni sono a vostra disposizione. Momenti nostalgici, volete dire qualcosa? Tanti momenti nostalgici, tanti. Per esempio? Ah, non lo so. Non ci sono stato in 15 anni, quindi mi viene... Mi vengono tante memorie delle volte che noi ci siamo andati insieme. È bello, molto bello. Comunque parlate tutti benissimo italiano. Avete tutti continuato a studiare l'italiano? Sara, hai continuato a studiare l'italiano? Io no. Ma no? Mi spiace, anche io sono Sara. Sì, sì. Due Sare, avete continuato? Sì, ho fatto un semestre a Verona, all'Università di Verona. Bello! Sì, e poi, ma non ho fatto la pratica in questi 7 anni dall'università, ma... è sempre bello a fare la pratica e chiacchierare. Bene, bene, brava, brava, ma siete tutti bravi. E gli altri avete studiato, state studiando, fate dei corsi? Avete un language partner? Qualcosa? Parlo ancora con la mia famiglia ospite tante volte un anno. Bello. Allora, Ian, tu sei 20 anni fa, giusto? 20 anni? 20 anni fa? Oh, pensavo che fosse 15 anni fa. No, tu sei, no. Eri il primo anno. Il primo sì, anno il primo anno, esatto. Esatto. 20 anni fa. 20 anni fa. Ian, come stanno i Carletti? Erano anche la mia. Ah sì, infatti volevo chiedere perché... Yeah, I remember that there was a net, yeah. E noi ci siamo incontrati a Boston una volta. Boston. Sì. Sì. I Carletti stanno bene, stanno bene. Grande. Tommaso sì. Lavora nella storia di arte adesso. Sì. Sì. E Simone sempre alla pizzeria. Alla pizzeria. Sì. Sì. No, tu eri la leggenda Ian. Quell'anno che sono stato con loro. Santo San Martino, volevo sapere se date ancora i panini di Gigi Mena con il pesto e la mozzarella e il prosciutto, che allora, sono buonissimi. Non so se voi sapete in che modo sta cambiando SYA. Adesso va tanto una cosa che si chiama... Allora, Cara, tu hai vissuto questa esperienza perché sei la più giovane. Cara dell'anno scorso, eh? Allora, abbiamo Ian del primo anno e Cara dell'ultimo anno.
Adesso, cara, vuoi spiegare che cosa facciamo noi, questo independent experiential learning? Facciamo meno viaggi insieme. La nuova filosofia è quella di mandare gli studenti da soli. Diamo dei soldi, cioè cerchiamo di fare meno viaggi di gruppo e quindi non gli prepariamo più i panini. Capito? Mi dispiace. È una filosofia. Va bene. Perché adesso si pensa che lo studente deve fare tutto da solo, deve essere più indipendente. Quindi prende i soldi, però io penso che ancora da Gigi e Mena ci... Cara, tu compravi da Gigi e Mena il panino? Sì, 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 era buonissimo. Era buonissimo, sì. Quindi non c'erano, come si dice, fieldwork ogni mercoledì? Tanto allora, c'erano, però andavamo tutti insieme, ok? Forse, no, vediamo... Mi ricordo. Sì, io penso che non so se Ariel, no, ma Ariel, tu che anno sei, Ariel? Ti ricordi? Sono 2007. 2007, allora no. Io penso che, correggetemi se sbaglio, ma voi venivate tutti insieme col pullman, partivamo, giusto? Col treno, tutti insieme, andavamo tutti allo stesso posto, giusto? Questo non si fa quasi più. Adesso la scuola si divide in piccoli gruppi e vanno molto molto da soli, molto da soli. Quindi il panino non glielo compriamo più. Qualcuno... Ian. Scusa, volevo chiedere una cosa da Ian. Sì. Conoscevi anche la mia famiglia, De Santis, sì? Sì, sì, ma non ne ho sentito da molti anni. Come stanno? Stanno benissimo. Glielo darò un saluto da te, un abbraccio. Sì, sì, anche a loro, certo. That's awesome, that's super cool. Yeah, your name sounded very familiar. Sì. Allora, Ian è del primo anno. Quelli del primo anno se li ricordano un po' tutti perché sono stati i primi, no? Quindi i primi fanno un po' la pietra miliare, sono state le pietre, the milestones. Sì, infatti Achille da lo stesso anno voleva aggiungere a questo, she wanted to join this call. Non ho capito, Ian, chi? Quale nome? Achille. Ti ricordi? Sì, ma non lo so che è successo, ma voleva anche lei join. Io devo scappare adesso, grazie mille, Santo, è stato bellissimo. Anche per me, sono contento di rivedermi, mi sono un po' emozionato perché sì. Dopo tutti questi anni. Infatti, I didn't remember it was 20 years, wow, ma grazie tantissimo per il tempo e saluto a tutti lì a Viterbo, saluto a tutti voi. Allora, Ian, forse è tempo che... Ciao, Ian. È tempo che ritorni. Sì, penso di sì, penso di sì. Yeah. Ciao Ned, alla prossima volta. Ciao, ciao a tutti. Ian, spero di sì. Alla prossima. Ciao Ferri. Buona musica. Ciao. Sì, anche voi. Ciao. Allora, c'è qualcuno che vuole condividere qualcosa, un ricordo, un'idea? Come stai tu, Santo? Eh? Come stai tu? No, beh, guarda, benissimo. Questo anno... stiamo riposando, no? Perché stiamo facendo professional development e io sto tanto tranquillo a casa, guarda, proprio mi sto proprio riposando, niente, facciamo questi incontri su Zoom, però non è come insomma, adesso faccio un lavoro un po' diverso a SUAI perché insegno anche latino e greco, quindi c'ho un bel carico. E quest'anno, guarda, mi sto tanto riposando, tanto, 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 proprio, anche se lavoriamo, andiamo a scuola, entriamo nelle classi, facciamo le lezioni online,
per prospective students, facciamo un professional development, però insomma un anno, mi dispiace per la pandemia e tutto, però io sono stato tanto, ho un orto adesso, coltivo l'orto sotto casa, vado in bicicletta, vado spesso in bicicletta e devo dire che va tutto bene, guarda, proprio tutto benissimo. Vediamo se ci fanno aprire il prossimo anno, se no pazienza. Da voi per le vaccines, non so, le inoculazioni, sì, sono privilegiati gli insegnanti, sì, come sì, da noi? Sì, sì. Allora, tutti i SUA hanno fatto tutti, io no, sono l'ultimo perché avevo paura, allora ho aspettato per iscrivermi e lo faccio il 29 marzo. Quindi il 29 marzo faccio il first shot e il secondo il 15 giugno. Però tutti gli altri già hanno fatto uno, perché io ho aspettato un po' a prenotarmi, avevo un po' paura. Perché qualcuno si sente male col vaccino, no? C'è la febbre. Allora ho aspettato, a Viterbo sono finiti i vaccini, adesso devo andare a Roma il 29 marzo. E allora farò un'altra opportunità per andare, sì, al foro. Beh, magari vado da un'altra parte. Sono andato anche, perché ho fatto 2 giorni a Roma, ai Musei Vaticani. I Musei Vaticani deserti facevano ancora più impressione. Perché ai Musei Vaticani negli ultimi anni si camminava tutti insieme, era la folla che ti spingeva. E adesso era da soli, guarda, se potete venire in Italia quest'anno, quando aprono, è una cosa, per esempio anche Venezia, Firenze, questo è il momento di venire in Italia, perché l'Italia così come adesso non la si vedrà mai più. Hai sentito, Peri, ci dobbiamo andare quest'estate. Per forza. Scusate, io sono andato domani. Sorry, the ring the door. Gabriella? Scusate, mi hanno suonato la porta. Allora, qualcuno vuole dire qualcosa? Professore, io devo scappare, devo andare ad insegnare, quindi... c'è l'elicottero sopra, che fa tanto di vuole. Comunque, bravissimo, è stato un piacere, ho imparato più che mi sono ricordato, questo è vero. Ti sei ricordato tante cose. Allora, venite quest'estate tu e Perry? Speriamo di sì, speriamo di sì. Perfetto. L'anno scorso quando siete venuti non c'ero, stavo in Grecia da qualche parte. Vabbè, dai, quest'anno ci vediamo. Sì, per forza. Per forza. Va bene, ciao ragazzi, grazie mille. Ciao. Grazie, ciao. Un caro saluto. Ciao, ciao. Ciao. Qualcuno vuole dire qualcosa per concludere, un'ultima riflessione, un ultimo pensiero, un ultimo desiderio? Una frase di chiusura? Una richiesta, una domanda. Sì. Come adesso lo senti, il mio italiano non è bravissimo, diciamo. No, non è vero. Volevo praticare un po'. Hai visto qualcosa di bello sul TV? O hai letto qualcosa abbastanza semplice? Sto cercando un po' di pratica, ma pratica reale. Ok, stai cercando, diciamo, un romanzo o una serie TV? Tutti e due. Tutti e due. Ma hai il satellite, puoi vedere le cose nostre? A volte è difficile, ma magari sull'internet si trova tutto. A volte si trova tutto. Allora, guarda, c'è una serie televisiva che secondo me
è bellissima. Si chiama Il commissario Montalbano. Perché svolge a Viterbo, no? No, è in Sicilia. Ah, ok, sì, Maresciallo della Rocca era a Viterbo. Maresciallo Rocca, no, quella serie era diversa. Questo qui, Il commissario Montalbano, sono dei film, sono lunghi, sono un'ora e mezza ognuno, d'accordo? Un'ora e mezza durano. Sono una serie, sono 40 film. Quindi, insomma, c'è da vedere. Va bene. Ogni tanto c'è un po' di accento siciliano, un po'. Però, secondo me, è una serie meravigliosa. Ti ringrazio. Proprio meravigliosa. Il commissario Montalbano. C'è un po' di siciliano, è vero. C'è un po' di colore siciliano. Però... secondo me vale. Ti viene in mente qualche altra cosa, Gabriele? Sì, più semplice. Io direi che Il commissario Montalbano è... ci proverei, non piace, cioè, io ci proverei a vedere, perché è veramente bello, bello, bello. Voi siete stati in Sicilia? Siete stati tutti in Sicilia? Ecco, ci sono dei posti, delle immagini meravigliose, meravigliose. Allora, ti dico anche un altro suggerimento di una serie che hanno fatto quest'anno, sono 4 puntate, si chiama Made in Italy. Ok. Made in Italy. È semplice, italiano semplice, è la storia della moda negli anni 70 a Milano. È semplice, sono 8 puntate, 8. L'italiano è molto scorrevole e forse è più, sì, più è più semplice, però Il commissario Montalbano è bellissimo. Provate a vedere la prima puntata del commissario Montalbano. È veramente okay. E l'ultima domanda, hai usato una parola latino per significare la caccia che succedeva nel Colosseo. Qual era? Venationes, è plurale. Venationes, okay. Le cacce. Grazie. Il singolare è venatio, venationis, ma si usa quasi sempre al plurale, perché c'erano le cacce. Capito. Ok, io devo andare. Grazie, bene, grazie mille. Ciao, 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 ciao. Molto bello di vederti, Santo. Anche voi, anche voi. Venite a presto. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.